dal software ai droni. Quest'oggi al Festival dell'Acqua abbiamo scoperto che con un'innovazione nel settore idrico forse possiamo dire di essere arrivati al 4.0. Si sta andando e si sta andando avanti molto. Abbiamo visto tante applicazioni estremamente interessanti che denotano la voglia e la volontà degli operatori di innovare, di cambiare, di fare le cose meglio. E questo mi permette un gran bel segno in un settore come il nostro, quindi un settore del servizio idrico, che è un settore regolato, dove non c'è la spinta all'efficienza data dal libero mercato, ma c'è questa voglia di ogni gestore di poter gestire al meglio, di poter innovare e di fare le cose meglio di come venivano fatte ieri. Gran bel segno. Una capacità di innovazione che sta contagiando le utilities, ma anche molte aziende, magari anche più piccole e private. Lei consideri che, diciamo, all'interno del sistema che noi stiamo qui vivendo in questo Festival dell'Acqua, che mette insieme utility, operatori, fornitori di servizio, di tecnologia, università, tutto il mondo che gira all'interno dell'acqua, di solito le utility sono i recettori, ossia chi ovviamente ha interesse ad alimentare la diretta innovazione o la ricerca, ma ricerca che viene sviluppata e fatta sia dalle università sia dalla cosiddetta catena dei fornitori, la supply chain, che se vende un nuovo drone, come lei diceva, o ha un nuovo GIS, ovviamente ha un vantaggio estremamente competitivo sul mercato. Fondamentale è avere un sistema di gestione che recepisca le innovazioni e le faccia proprie, perché è quello che alimenta lo sviluppo e la ricerca. Al di là del suo ruolo oggi di coordinatore, lei porta anche un'esperienza molto specifica di un'impresa all'avanguardia in questa innovazione. Beh sì, è da 26 anni che porta avanti questa attività, perché io attualmente, oltre, ecco, che diciamo il mio ruolo istituzionale nell'associazione idrotecnica, sono European Business Director del Water Research Center, che è un centro di ricerca britannico che ha sviluppato queste tecnologie da tempo. Io 25 anni fa giravo l'Italia cercando di vendere modelli matematici per le reti idriche e dovevo spiegare cosa fossero. Adesso lei ha visto quanta evoluzione c'è stata, e questo è sicuramente un grandissimo elemento, e la caratteristica di un centro di ricerca, di un centro di innovazione, è quello di non fermarsi mai. Quindi il piacere è di poter lavorare in una realtà che guarda sempre al futuro. Importante avere un presente che abbia voglia di diventare sempre di più futuro, un futuro innovativo.